Dopo gli incantevoli paesaggi della Cappadocia, il nostro viaggio in Turchia continua. Siamo nel Kurdistan. Geceler harap oldu, uykular ziyan. Yokluğun yanımda her gün günlerim. Abbiamo sentito parlare del Kurdistan e dei curdi in occasione di guerre, di terrorismo, di uccisioni di massa. Ma chi sono i curdi? Un popolo eccezionale. Sapevate che esiste una tomba in cui è sepolto Noè? Questa è la tomba del profeta Noè. La notizia che alla locanda ci sono forestieri si diffonde velocemente nel villaggio. In pochi minuti il posto si riempie di gente. Ci raccontano la storia del loro popolo e delle continue persecuzioni. Molti hanno lasciato recentemente l'Iraq, oltrepassando il vicino confine. Ci mostrano sulla cartina quello che un tempo era il loro territorio, il loro stato. Adesso diviso e occupato da Siria, Iraq, Iran e Turchia. Non smettono di farci bere tè. Noi, come al solito, ricambiamo con caffè italiano. Sorprendiamo Mandaras a sognare sfogliando le pagine del nostro Atlante geografico. Lui, come molti altri curdi, non ha un passaporto. Molti vorrebbero lasciare il loro paese e raggiungere l'Europa.